gran bella manifestazione, non fosse altro perché è una manifestazione dedicata ai giovani, under 16, quindi sono ragazzini, e Cagliari è al centro di questo campionato nazionale, fra l'altro fatto in un periodo fuori stagione estiva, e qui dà l'opportunità di legare il binomio sport e turismo. Quindi ci saremo e la supporteremo e gli daremo tutte quelle disponibilità da parte nostra che sono necessarie per far sì che questa manifestazione possa decollare. No, non ti nascondo che questo impegno è piacevole sulla carta, però quando ci rifletto penso che più di mille bambini vanno gestiti, 5 campi di regata, 7 classi mare, qualche preoccupazione ce l'ho, però da tanti anni ormai mi cimento in un'organizzazione di manifestazioni veliche, per cui ripeto, se riesco a ottenere il supporto sia economico che tecnico di qualche amico, molto probabilmente riusciremo anche a portare a termine questa manifestazione, che per la città di Cagliari è un bel bigliettino da visita. Senz'altro è un bel impegno, ma senz'altro va anche nella direzione che avevamo già stabilito all'inizio di questo quadriennio, cioè di cercare di fare di tutto per riportare sull'attività giovanile e chiaramente per creare tutte le condizioni perché questo cresca e che si ottengano determinati risultati. Questo è il futuro della vela. Sì, l'edizione del campionato Under 16 di Venezia e Coppa Primavera ci hanno dato delle soddisfazioni che altri anni e in altre edizioni non avevo mai raggiunto. È stato un bellissimo risultato, soprattutto quello di Cesare Barabino, che è stato il primo atleta sardo e ha vinto la prestigiosissima Coppa Primavera. Non siamo capitati certamente nel periodo migliore, perché con la crisi economica, l'incertezza di fondi che ci sono, sarà un'impresa a garantire la copertura finanziaria per questa manifestazione, perché è veramente notevole. Ma noi ci stiamo già muovendo, siamo già mossi, abbiamo già iniziato ad avere i primi incontri sia con le istituzioni, sia il Comune di Cagliari che la Regione, che la Provincia, ma anche, devo dire, con le compagnie di navigazione, perché il problema più grosso per la nostra edizione sarà quello dei trasporti e soprattutto dei traghetti. Stiamo cercando di affrontare per tempo questo problema, siamo già a un buon livello, trattative con alcune compagnie, speriamo che tutto questo vada in porto, perché senz'altro garantire il trasporto tramite nave, ma non solo, anche con le compagnie aeree, sarà il presupposto essenziale per la buona riuscita dell'intera manifestazione. Cesare. Non c'aveva viene la pudu come... Non sparate a casa. Normale.